andiamo a vedere anche nel dettaglio. Dunque stiamo realizzando 59 e 07, assolutamente il quarto tecnico, 31 e 56 i loro components. E i components, sui components sono stati battuti da Peng Chang che hanno 32,77 e anche dai cinesi Su Yan che hanno 31,67. Però, come diciamo sempre con Franca Bianconi, ovviamente quando c'è poi una caduta va a ricadere esattamente, perdonatemi il gioco di parola, sulla performance, no? La coreografia e tutto quanto. E allora noi adesso andiamo a seguire la coppia russa Kavabuti Mirnov con il loro Danubio Blu, settimo mondiale per loro. Triplo Torp, molto ben eseguito. Triplo Loop. Mi vedo molto in forma. Corto il braccio sinistro, infatti livello 1. Molto bene. Da notare quanto è lento nella rotazione, al pieno controllo del acceleramento. Sono sempre una bellissima coppia sul ghiaccio, sanno creare una grande magia e guardate la soddisfazione di Yuko Kawaguchi insieme al suo Alexander Smirnov. Mi sembra davvero un bel programma. Assolutamente, si sono rifatti dagli europei, probabilmente sono riusciti a concentrarsi e a lavorare bene in questo periodo. Lo ricordiamo, infatti loro all'europeo hanno ottenuto una quinta posizione, ma diciamo che il risultato un po' che ci ha sorpreso di più quest'anno è stata quella nella finale dei Grand Prix, dove loro hanno chiuso in sesta, diciamo per una coppia di questo livello. Hanno avuto una stagione un po' sdoppiante tutto l'anno, però a quanto sembra sono tornati. Sono tornati davvero in grande forma, sono da sempre seguiti da Tamara Moshvina, questa coppia russa che si allena insieme dal 2006 proprio per grande volontà di Yuko Kawaguchi, che ha provato diversi partner, si è trasferita dal Giappone in Russia proprio per seguire Tamara Moshvina. E davvero sono un trio indissolubile, no Nicole? Sì, assolutamente. Andiamo lì a notare nei replay, Nicole. Livello 4, quindi split, catch, braccia di lui, sì.
è entrata. Il triplo Tolu, molto ben eseguito. Triplo loop lanciato. Sono entrambi molto espressivi anche loro. Ci siamo allenati insieme e lavorano tanto con le scarpe, non sugli elementi, proprio sulla coreografia. Hanno questo bravissimo coreografo russo che li segue quasi più di Tamara delle volte. Per cui curano tantissimi particolari, diciamo, off ice, come si suol dire, del lavoro. Addirittura la posizione delle dita della mano. Quindi è un lavoro di... Appunto ringraziano Spasiba, penso siano contenti di questa prestazione. Vediamo il loro punteggio. Ricordiamo al comando abbiamo Alina Savchenko e Robin Solkovi con 73 e 47, loro si portano esattamente alle spalle con 69 e 98, andando a battere Kristin Mortauer di Dylan Moskovic che hanno 69 e 25, il loro nuovo season best. Abbiamo visto anche il punteggio per quanto riguarda gli elementi tecnici, 37 e 09, i components 32 ed 89. Con questo punteggio si va a concludere il penultimo gruppo con la situazione che vede a questo punto sempre a comando i tedeschi Alena Savchenko e Robin Solkovi, seguiti da Kawaguchi Smirnov, poi i canadesi Mortauer Moskovic. Per quanto riguarda Stefania Bertone, Ondra Otek, una quinta posizione con il loro 59-07, mentre Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono in undicesima posizione, ma l'importante è che ci sia quella Q di qualificazione. Io davvero vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Volevo solo fare una domanda ad Oleg Vassiliev, okay, se puoi passargli la cuffia, visto che è stato così gentile da stare qui con noi.